dove eravamo rimasti. Ah, sì. Bene, il grande Giavone sano e salvo. I poteri che ha accumulato nel corso della sua lunga vita gli ha consentito di percepire l'imminente attacco di Ganon. Se il falco viaggiatore non ha mentito, i pirati dovrebbero conoscere i segreti della grotta in cui si trova Jabun. Bene, salpiamo verso l'isola Tavara. Beh, ormai. Sì, praticamente ora la luna sarà... cioè, la notte sarà eterna perché... non c'è... c'è la maledizione. E ora andiamo verso l'isola Taura. E andiamo verso nord. Questa visibilità sarà impossibile vedere probabilmente il pesce che mi deve dare informazioni, anche se ho visto qualcosa. Siamo attenti che qui ci sono i pirati. Poi nel frattempo andiamo a metterci un po' di mangime, visto che l'abbiamo finito. Ora ci stiamo anche attenti ai pirati che ci danno la caccia. Non credo che questa pioggia... no, non ci nascondo, dobbiamo solo stare un po'... cerchiamo di non essere controvento, perché sennò è un casino. Poi in futuro ci occuperemo anche di loro. Nel frattempo ho visto qualcosa di strano. Vabbè, prima andiamo a parlare con il pesce. Sì, questo lo so cos'è, il battello, quello importante, ma non potrò fare nient'altro adesso. Forza, dammi informazioni su quest'area. Vai, dammi questa... cos'è quest'isola? Isola della Rocca, va bene. Da quanto tempo il faro della torre lanterna di Taura è spento? Ah, a me e Lilian piaceva tanto starcene lì a sera a guardare il mare illuminato. Forse lanciando un oggetto infuocato proprio nella torre sarebbe possibile riaccendere la lanterna. Non fidarti troppo delle mie parole, però è semplice intuito da scorfano. Va bene. Adesso... vabbè, andiamo avanti a questo punto. Intanto comincia a vedersi forse la fortezza dei demoni. Ma tanto non ci potremo ancora tornare. Anche perché non potremo combinare molto. Vabbè, continuiamo ad andare avanti. Siamo nel prossimo quadrante, fra poco dobbiamo... svoltare, diciamo. Oh, c'è ancora il tifone. Evitiamolo per ora, anche perché non posso fare molto. Fra poco dovremmo pure curvare perché dobbiamo andare ad est. Aspetta, facciamo... spostiamo il vento. Nord-est. E andiamo
andiamo subito e stiamo attenti al tornado, perché ci potrà rompere un po' le scatole. Ah, ci siamo pure i... mi sembra che abbiamo pure i pirati. Occhio. Ah, qui si è una zona un po' off limits. Passiamo in mezzo. Vabbè, almeno ci siamo un po' allontanati dall'area. Comunque sì, questa è una zona un po' pericolosa. Andiamo verso est. Ok, così doveva stare. Ah, so se lì c'è il... però dobbiamo stare attenti al tornado. C'è il tizio che ci deve dare informazioni. Che il tornado è dietro questa zona. Poi andiamo a prendere no, prima prendiamo questo qua che è già usato e diamogliela, anche se siamo contro vento adesso. Dobbiamo... vieni qua e dammi le informazioni su quest'area. Ehi, beh, dammi l'informazione. Cos'è quest'area? Anche se mi sa già che so già cos'è. L'isola della Diade, ah sì, questa altra isola importante che vedremo molto più avanti. Si racconta che dentro quell'isola vive una fata bellissima, ma nessuno l'ha mai potuta vedere. Se vuoi conoscerla c'è solo un modo, devi salire fin lassù. Potrei aiutare qualche venticello, ma vai in quella dire che vengo in quella direzione. Ecco l'informazione. Ok, grazie. Allontaniamoci ora. Andiamo verso prossimo quadrante dell'oceano. Scusate se vi sto facendo... faccio dei viaggi lunghi, ma quando finisci gioco al 100% è così che si fa. Troppo, io non sono come la maggior parte dei giocatori che lo finiscono e basta. A me interessa finirlo completamente il gioco. Vabbè, avanziamo verso l'isola Taura, che ormai è nel prossimo quadrante. Questa è un'altra isola abbastanza importante. Qui ci stiamo avvicinando all'isola Taura.
Vabbè. Le informazioni le vedremo la prossima volta, ora andiamo verso l'isola. Ci stiamo per avvicinare. La visibilità che è proprio al minimo. Vabbè, continuiamo. Ormai siamo quasi arrivati. E c'è la nave dei pirati, piazzata proprio in una zona dove non può vedere nessuno. O quasi. Eccola qua. Il falco viaggiatore diceva il vero. La nave pirata è ormeggiata in modo che nessuno lo possa notare. Non per niente sono pirati. Chissà cosa cercano, si trattasse di un tesoro non lo rivelerebbero mai. Upsilol, devi scoprire quali sono le mire dei pirati. Va bene. Ed eccoci tornati sull'isola Taura. Ah, questo è il negozio di bombe che sarà probabilmente... È chiuso, andate via. In verità non è proprio chiuso, ma... ah, c'è una posta, tra l'altro. Molto... Vediamo cosa dice. Buonasera. C'è posta per VPCLO, numero lettere 1. Ecco la sua lettera. Va bene. Chi vuole... Chi prode vuol diventare gli emblemi del guerriero dei mille portare, Sensei Ken. Ah. Mi ha dato delle altre rupie inutili. Va bene. Vabbè, a questo punto andiamo a scoprire quello che fanno i pirati. Sì, va bene, c'è molto tempo ancora. Andiamo di qua. Ops. Ops. Accostiamoci. Per passare di qua, altrimenti cadete nello... fuori dall'isola. Dovete stare accostati finché non arrivate al bordo. E poi potete... Aspetta, io se riesco a farla sta cosa. Ok. Ma tra l'altro è vero che c'è il tizio. Poi andiamo dal tizio. Che ci può insegnare la melodia del... Per cambiare giorno e notte. Va bene, entriamo da questo vicolo. E vediamo quello che... Quello che fanno. Ecco qua, la musica di pirati, sì, sono dentro qua. E vediamo. Hanno tipo legato il tizio che vende le bombe, anche se hanno fatto bene. Con quello che costano. Mi dispiace, bello, ma ci servono le bombe per acchiappare il tesoro. Te lo merito, dopo tutti quelli che hai fregato con questi prezzi. Non prenderai di imbrogliare i pirati col tuo listino, eh? Qui gli esperti della sottrazione indebita siamo noi. Ehi, Gonzo, raccontagli come hai chiuso il becco a quel postino. Ah, un gioco da ragazzi. Appena ho conosciuto VPCLOL ho sospettato che sull'isola primula si nascondesse qualcosa di poco chiaro. Così quando ho visto il postino ho finto di preoccuparmi per il pivello e il falco ha sputato il rospo. Ehi, Gonzo, non ti credevo così astuto. Se sposassi la capitana Dazzle, il connubio fra la tua sagicità e la sua intelligenza consentirebbe alla nostra ciurma di affermare il proprio predominio su tutti i mari. Dai, smettila, così mi fai arrossire. Capitana Dazzle, ha sentito cosa dice questo baldo giovine? Cosa gli risponde?
Taccio, ti brucio vivo. Basta con le pagliacciate. Caricate le bombe nel vascello. Appena avete terminato, saltiamo per l'isola Primula. Si parte? Di già? Abbiamo appena messo piedi sulla terraferma. Non potremo farci una bella buffata, un pisolino e partire freschi e riposare domani mattina? Beh, in effetti. No, non lo dico per me, si immagini, io partirei anche subito. Però la ciurma non vede valore di mettere qualcosa sotto i denti. Che dice, condanniamo questi ragazzi? Ma sì, partiamo domani a stomaco pieno, tanto il tesoro non scappa mica, eh? Era questo che desiderate, vero ragazzi? Che banda di sbidollati, avete visto come era ridotta quell'isola? Se non ci affrettiamo, all'isola Primula succederà la stessa cosa. Eh? Sembra che alla nostra capitana interessi più salvare l'isola che acciuffare il tesoro. Non parlare a vanvera, l'unica cosa che desidero è il tesoro. E ci ha notato. Va bene, basta così, si salpa domani mattina. All'alba vi voglio tutti pronti. I ritardatari li lascio qui, chiaro? Sì, capitana! A proposito, Gonzo, qual è la parola d'ordine di oggi? L'hai dimenticata? Che è smemorato. La parola d'ordine di oggi è mezzi. Ficcala bene in quella cocuzza, un icono ti lascerà passare. Uffa quanto è pignolo quel moccioso. Te la ripeto per l'ultima volta. La parola d'ordine di oggi è mezzi. Mezzi. Ed ecco qua. Quello che è successo. Comunque. Mi spiace, ma te lo sei meritato con quei prezzi che facevi. Per una volta sono d'accordo con i pirati. Comunque, la parola è mezzi, non me la devo dimenticare. Intanto devo fare un'altra subquest. Dove c'è Nico? Vabbè, entriamo nella parte dentro dell'isola Taura. Tanto non ci sarà molto da fare in questo momento. Non c'è nessuno con questo tempo. Andiamo di qua. Attenzione, attenti che non cadete, perché sennò dovete rifarvi il giro. Come entriamo nella nave? Non è che buttarmi di qua è proprio la migliore idea. No, di qua no. Dobbiamo trovare un'altra area per entrare. Anche se volendo, posso usare la foglia per entrare, tanto. Ora devo centrarla bene. Attimo. Entriamo dentro. Il fine giustifica i... Vabbè. Troppo facile. Mezzi. Notato che la parola d'ordine di questo gioco è... è tipo casuale. Magari c'è un identificativo. Prego, passa. Entriamo dentro. Sicuramente ci farà fare un'altra di quelle e sarà più difficile. Tanto non c'è nessuno. Ora possiamo entrare nella camera di Dazzle. Intanto c'è il simbolo d'altri forza. C'è tipo un po' di spade o qualche mezzo. Un mappamondo. E tipo... ora si capisce tutto. Quindi Dazzle nasconde qualcosa. E presto lo scopriremo, vabbè. Andiamo qua. Ehi, WPC LOL. Sei vivo? Beh, direi di sì.
Girava voce che eri stato aggredito dalle creature malvagie della fortezza dei demoni. Hai la pelle dura, amico. Sono felice che te la sei cavata. Di' la verità. Ti mancavo e sei tornato da me? Non proprio. Non credevo ti piacesse tanto essere il mio sguattero. Io non sono lo sguattero di nessuno. Da quando sei andato via tu, mi hanno messo a fare la guardia. Mentre gli altri mangiano e bevono come bovi all'isola Taura. Ma visto che il mio aspirante pirata è qui, aprirei un'altra sessione di esame. Oggi non sarà tanto facile. Dacci dentro. Nella sala ci sono dei lampadari, li vedi? La volta scorsa c'erano delle piattaforme azionate dall'interruttore. Stavolta non ci sono più. Devi solo saltare da corda a corda. Beh, non solo da quello, bisogna anche usare... La meta è la serranda automatica. Si apre con l'interruttore, ma dopo un po' si chiude. Se non sei arrivato alla metà, devi ricominciare da capo. Alla meta, se mai, diciamo. Va bene. L'interruttore si trova nello stesso punto della volta scorsa. Prova ad azionarlo. Se raggiunge la meta nel tempo prestabilito, regalo le bombe che abbiamo sgraffignato in città. Massimo della concentrazione. E va bene. Ah. Aspetta. È chiusa o aperta? No, è chiusa. Questa volta non sarà facile. Io ci sono uscito la prima volta. Questa volta sarà più dura. Vabbè. Ci proverò, anche se non sono... Devo essere un po' concentrato. Ecco. Non perdete troppo tempo. Aspetta. Ok. Poi ormeggiamo. Cerchiamo. Sai che ho perso un po' di tempo però. No, facciamo. Torniamo sopra e rifacciamo. Ho fatto un po' schifo. Non so quanto tempo c'è, ma penso... No, un minuto al massimo, non di più, o qualcosa del genere. Comunque si chiude dopo un po', perciò non potete cazzeggiare all'infinito. Questo è un po' difficile, perché... Ah, forse non devo andare di là. Vabbè, andiamo di qua a questo punto. Tanto. Pensavo che questi lampadari... Non si... Merda, sono caduto sotto. Porca trota. Tanto non posso neanche usare strumenti. Quando... Non gioco da tempo sto gioco. Devo ri... Ma era difficile comunque il secondo test. Il primo era una cazzata, lo so bene. Il secondo è più impegnativo perché non ci sono quelle piattaforme. E comunque siete obbligati a farlo per avanzare nella storia. Non pensate di evitarlo. Ma diciamo è giusto che ci sono questi... Queste sub quest. Un po' strane, ma... Non è che sono la fine del mondo, certo. Ci vuole... Massima concentrazione. Ok, di qua. Andiamo. Aspetta. Ormeggiamo ancora. Ok. Dovrebbe bastare. Credo. Ok. Andiamo di qua. E abbiamo perso pure un po' di tempo perché bisogna... Perfect, l'ultima. Ottimo. Ehi, ehi, ce l'hai fatta, non posso crederci. Neanche io ci sono mai riuscito. Se neppure stavolta gli chiedo il permesso, Gonzo mi strangola. Ehi, te l'avevo promesso. Prenditi pure le bombe. Però non dirlo a nessuno. Nessuno. Va bene. Dai, prendilo. Sbrigati prima che ti vedano gli altri. Va bene. Tanto comunque ci... E
apriamo il cofano che contiene... È tenuto una bomba, può possedere il massimo 30. Abbiamo il portabombe. Dopo una versione della bomba puoi lanciarla con A o appoggiarla a terra con R e boom. Se la usi in nave puoi spararla col cannone. Ok. Cedi lo schermo degli strumenti e assegnala un pulsante YZX. Che coraggio ammirevole, riesci a rubare a casa dei ladri. Ah, l'amuleto. È un miracolo che non ci hai lasciato le penne in quella torre. Però sembra che tua sorella non sia ancora salva. Ma tu hai il coraggio da vendere. Infiltrarsi così in un vascello pirata non è da tutti. Beh, hai avuto fortuna perché di guardia hai trovato Nico. Senti, cosa vuoi fare con le bombe? Beh, rubarvele, che cosa vorrei fare? E magari fare altro. Dirmi che anche tu stai andando la caccia al tesoro di Jabun. Jabun si nasconde nella grotta dietro la tua isola. Però l'entrata è sbarrata dall'enorme parete rocciosa, la devi distruggere. Noi stasera faremo bagordi a Taura e domani mattina salveremo per l'isola Primula. Se riesci a farla franca entro stanotte, il tesoro è tuo. Ma se continui a gigilarti, domani mattina noi partiamo e... Sbrigati! Questo amuleto è fantastico, come quello di Dazzle, vero? Come si usa? È vero che si può comunicare a distanza? Lo voglio, non saprei che farmene, ma lo voglio. Ah, chiedi a Dazzle, io non so... Vabbè, usciamo di qua. Tanto abbiamo fatto, diciamo, i ladri in casa dei ladri. Ah, diciamo che comunque ne hanno comunque tanti loro, tipo. Ops, sì. Vabbè, usciamo da sta nave a questo punto. Saliamo sulla prua. Ma troviamo un modo per uscire di qua. Ops, non cadere. Se no troviamo un modo per uscire da questa nave. Aspetta. Beh, possiamo usare la foglia volendo. Però dobbiamo usarla su un'area dove c'è... Ah, lì. Sì, siamo contro vento, ovviamente. Però almeno... evitiamo di affogare. Ok. Andiamo dove c'è la nave. Bene, dovremmo essere pronti. Se la ragazzina non ha mentito, i pirati salperanno domani mattina. Approfitteremo per andare da Jabun e tu potrai ottenere la perla. In marcia, Mufisilol. Va bene, ma... questo lo faremo nel prossimo episodio. Perciò, nel prossimo episodio di Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker andremo verso l'isola Primula per bombardare la grotta che c'è dietro... una grotta che si nasconde dietro una parete rocciosa sull'isola Primula, dove otterremo l'ultima perla che ci chiederà Redcar. Ci si vede, ciao, alla prossima. Come diciamo in arabo, marhaba.